schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. I'm sexy and I know it. 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 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi andremo a vedere come diciamo potenziare i nostri personaggi, come far crescere queste abilità in maniera diciamo veloce. Quindi dopo la prima cazzata, dopo la cazzata iniziale, possiamo passare al video in sé. Allora, la prima cosa che andremo a fare ragazzi è la resistenza. Allora, in questo diciamo in questo tutorial l'unico passo in cui ci servirà un amico sarà quello finale. Allora, per fare la resistenza ragazzi dobbiamo lasciare il nostro personaggio a girare in acqua, quindi con il joystick bloccato con un elastichetto in basso, in alto, insomma come volete voi. L'importante è che faccia questo giro in acqua e lo lasceremo qui all'incirca per un'oretta e in questo modo potenzieremo tutta quanta la resistenza ragazzi. Adesso vi faccio vedere come potenziare la capacità polmonare, cioè l'apnea in pratica. Quindi a questo punto, mentre siete in acqua, andate subito sott'acqua e avviate immediatamente un lavoro da titano e dovete rimanere in questo menu ragazzi e dovete bloccare il joystick in maniera che faccia questo movimento dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, in maniera tale che non ci butti fuori dall'attività. Anche questo lo facciamo per un'ora e dopo un'ora avremo tutta la capacità polmonare a pieno, tutta l'apnea a pieno. Adesso passiamo alla furtività ragazzi. Per la furtività stesso metodo della resistenza, ci mettiamo in modalità furtiva e lasciamo il nostro personaggio a girare per un'oretta in sessione privata, in garage, dove volete voi. Lo lasciamo a girare per un'oretta e con il joystick bloccato verso un lato, insomma, in maniera tale che giri, e dopo un'oretta avremo la nostra la nostra modalità furtiva. Scusatemi, mi sto un attimo a rincoglionire. Quindi a questo punto andremo a fare l'abilità di guida ragazzi. Quindi io qui ho creato un'attività, però voi potete farlo anche in spiaggia tranquillamente. Il vantaggio di avere un'attività creata come questa, una piattaforma gigantesca dove poter girare o far girare da solo il veicolo, è che comunque non avete sbirri che vi rompono i coglioni. Se volete ve la lascerò in descrizione questa attività, ma non credo che sia necessario. Quindi a questo punto abbiamo un'attività creata da noi in questo caso, oppure ci mettiamo sulla spiaggia ragazzi. Io qui sto scegliendo una super per fare questa attività e in questa attività questa piattaforma è gigantesca ragazzi, è più grande di tutto l'aeroporto, quindi mi dirigo verso più o meno il centro della piattaforma e incomincio a girare. Quindi bloccherò R2 per accelerare e l'analogico verso o sinistra o destra e l'auto rimarrà a girare così per un po' di tempo. In questa maniera potremo fare l'abilità di guida ragazzi senza nessun genere di problema. Dopo un'oretta avremo fatto tutta la nostra abilità di guida e saremo pronti a fare le gare o quello che cazzo vogliamo fare, insomma. Anche perché sapete tutti che senza abilità di guida è un po' un problema alcune volte fare gare, perché magari si perde il controllo dell'auto e tutto il resto. Quindi
per fare l'abilità di guida o vi mettete in spiaggia o su un piazzalone gigante, su un parcheggione gigante, in maniera tale che l'auto possa girare, e la lasciate girare, lasciate premuto R2 con un elastichetto, non so, uno scotch, quello che cazzo avete voi, e lasciate il joystick a girare su se stesso. Passiamo alla prossima abilità, ragazzi. Per questa abilità dovremo venire qui, dov'è l'ospedale, e adesso vi spiego il perché. Andremo a prendere una missione di contatto, una missione di Simeon, esplosione 3, e lasceremo tutto come sta. Allora, ragazzi, fate bene attenzione: se lo fate quando piove, state sicuri che non spunta nessuno. Fatelo quando comunque il tempo è buono, quando è notte, pure che comunque sia sereno nel gioco, anche perché qui non possiamo cambiare il tempo, la condizione atmosferica. Quindi, una volta che siamo in missione, togliamo l'arma e andiamo a pestare uno di questi paramedici. Dopodiché arriveranno proprio a scatafascio, ragazzi, i paramedici. Adesso lo vedrete anche nel video, verranno contro di voi e l'unica cosa che dovrete fare è picchiare questi paramedici. Tutti quelli che arriveranno li dovete picchiare. Vedete che comunque arrivano di continuo, che vengono a soccorrere, diciamo, gli altri paramedici, e l'unica cosa che dovete fare è picchiarli, anche perché loro tenteranno di picchiare voi, come state vedendo. Quindi avrete l'opportunità di poter fare la forza da soli, senza che dover chiedere nulla a nessuno e senza nessuno che vi rompa il cazzo, insomma, anche perché siete dentro una missione e lo potete fare tranquillamente. Vedete come arrivano proprio a go, ragazzi. L'unica cosa che dovete fare è pestarli come l'uva. Una volta che l'avete pestati e che vedete che la vostra forza è salita, potete uscire tranquillamente dalla missione e passare alla prossima abilità. Per fare l'abilità della forza all'incirca ci vuole un'oretta, ragazzi, anche per questo, però comunque si fa tranquillamente da solo. E per chi sta salendo qui vi ha pure $25 ogni uccisione. No, scherzo, non è qui che potete fare i soldi, ovviamente, però magari se ci state vi raccogliete qualcosina, magari quando è passata un'ora avete totalizzato quei, non so, $10,000, credo, non lo so, ragazzi. Comunque sia, questo è il modo per fare la forza. Vedete, stanno arrivando gli altri, ma a me non interessa, quindi esco dalla missione. A questo punto, ragazzi, dobbiamo passare al volo. Quindi, sempre all'ospedale, andremo a richiedere un Hydra, se ce l'abbiamo, se no entriamo in una di quelle gare aeree dove c'è l'Hydra e l'abbiamo noi da soli. Io in questo caso sto chiamando l'Hydra e me lo metterà all'ospedale, in pratica, dove ero fino a un attimo fa, e quindi andrò a prendere l'Hydra. Vediamo dove me l'ho consegnato. Sì, nell'ospedale, quindi siamo pronti, ragazzi, e possiamo andare a fare il volo. Anche in questo caso lo potremo fare da soli, senza necessità che qualcuno ci aiuti. Come ho già detto, solo l'ultima abilità, che è quella della mira, abbiamo bisogno di un amico per farla. Quindi, a questo punto, una volta chiamato l'Hydra, saliamo sul tetto dell'ospedale, prendiamo l'Hydra, ci mettiamo in stallo in posizione verticale, quindi dobbiamo decollare in maniera verticale con l'Hydra, togliamo le ruote e rimaniamo in maniera verticale, ragazzi. Anche qui avremo bisogno ovviamente di un elastichetto, perché non è che sarete lì un'ora a fare come tutte le altre abilità. E quindi mettete l'elastichetto, lo bloccate semplicemente sulla visuale, ragazzi, e ovviamente qui si farà il volo, ragazzi. Premete anche R2 se volete, dovete premere comunque la visuale e tenerla in maniera tale che giri così, ragazzi. Anche qui avremo bisogno di un'oretta per poter fare questo. Quindi a questo punto passiamo all'ultima abilità, che ho lasciato per ultima giustamente perché aveva necessità di un amico per farla. Quindi abbiamo bisogno di un amico che entri in un negozio di abbigliamento, che abbia lo stanzino per provare le cose,
e si metta nel negozio di abbigliamento in quello stanzino. Quindi andrà nello stanzino, premerà freccia destra e rimarrà lì. A questo punto noi andremo fuori, avremo bisogno di una moto, ragazzi, per due motivi: uno, per entrare, e due, per non farci venire a rompere il cazzo dalle persone che sono fuori. E adesso andremo a vedere perché. Quindi entriamo con la moto, automaticamente ci dirà che il negozio è chiuso, mettiamo la moto qui, però facciamo in modo di poter passare anche noi con la moto, perché altrimenti non potremo andare dall'altro lato. Come vedete, se la lasciate troppo in una posizione scomoda non potrete entrare, invece la mettete così in maniera tale che nessuno possa venirvi a picchiare mentre state sparando. Quindi prendete il minigun e sparate alla testa del vostro compagno, non gli farete nessun danno. Anche qui ci vorranno, non lo so, 40 minuti, 45 minuti più o meno per fare questa cosa. L'unica cosa che dovete fare è ricaricare il minigun e continuare fino a che non vi sarà salita la mira, ragazzi. È abbastanza semplice tutto questo, è semplicissimo fare tutte le abilità, come ho già detto ieri. E fate attenzione, come dicevo, a mettere la moto in una posizione dove non vi possano uccidere. Come avete visto, c'erano, diciamo, dei pedoni che mi sono venuti a uccidere. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti!